corazón. Mi corazón aplastado, dolido y abandonado. A ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó. Ay, corazón espinado, no duele, mamá. Ay, cómo me duele el amor. Cómo duele el corazón cuando uno es bien entregado. Pero no olvides, mujer, que algún día dirás, ay, 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 cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele, mamá. Ay, cómo me duele el amor. Benvenuti a tutti. Oggi vi faremo vedere alcune cose nuove, specialmente su questo capello biondo. Come vedete, sta togliendo dell'extension che abbiamo colorato precedentemente. Sono colori molto acquarello, colori che normalmente non, con i sistemi tradizionali non si riescono ad ottenere come tipo di tonalità, diciamo così, acquarello. E noi vi presenteremo un sistema in esclusiva per poter realizzare questo tipo di riflesso, che volendo si può fare su parte dei capelli a strisce, come avete visto voi, su delle mesh, anche solo a piccole mesh, o addirittura su tutta la conciatura. Oltre che colorare da voi stessi questi tipi di extension, perché sono in capelli veri, scusate, e potete, cioè noi ci siamo ispirati un pochino, io personalmente, il mio gruppo artistico che ho creato da un po' di tempo, alla natura, questa primavera, questi colori rosa, questi fiori che sbocciano. Se notate, questi fiori non hanno una colorazione unica, rossa o tutta di una tonalità, sono tutti sfumati. E il bello della naturalezza è avere questo tipo di sfumatura. Adesso su Alice, Emanuele eseguirà un taglio che vedete, le due modelle sono state tagliate precedentemente, un taglio che diciamo che presentiamo un po' in anteprima, un taglio eseguito da Sebastian a Los Angeles 15-20 giorni fa. Thank you.
cosa faremo? Andremo ad eseguire quel riflesso che vi abbiamo detto. Cosa useremo? Useremo un attrezzo usato da molti per fare tatuaggi, per disegnare, per decorare caschi, macchine. Useremo un areografo sul quale abbiamo inserito un flacone che contiene del wine red. Wine red di Sebastian Color Shine. Perché wine red? Perché wine red, cioè voi sapete tutto, l'areografo spruzza in maniera fine. Quindi cosa succede? Che dove insistiamo di più sarà intenso, dove insistiamo di meno verrà più tenue. Quindi possiamo fare da un rosso a un rosa. Ok? Vedete, oggi Cortega si mette a lavorare, sì. Si mette a lavorare perché siamo loro, abbiamo ideato, io ho sperimentato, abbiamo fatto, quindi mi hanno detto fallo tu. Certo, le ciocche le ho fatte, adesso facciamo questo, giusto? Ora fatemi un applauso, dai. Grazie. Io non dico che tutti voi vi dovete mettere a comprare l'areografo, io li vendo, cioè, per il color shine. Però quelli di voi che vogliono stupire un po' i vostri clienti, noi le abbiamo fatto le modelle l'altro giorno, anche io lo voglio. Se volete stupire i vostri clienti, se qualcuno volete fargli qualcosa di diverso, la mia idea nasce anche dal fatto che quando vedi le donne con le mesh in giro, tutte uguali, tutte queste mesh, bionde chiare, beige, balle varie. Allora, perché non personalizzarle un po'? Non dico che dovete fare del rosa, noi abbiamo la nostra Barbie, questa è la nostra Barbie, la facciamo rosa, possiamo farla castana, possiamo farla ginger, dopo aver detto sono delle ragazze ginger, potete farla di tutte le nuance che si possono fare con il color shine, che sono tutte queste qua. Questi sono tutti risultati su fondi diversi. Noi faremo la nostra Barbie perché su un fondo 10 usando wine red ci dice che otteniamo questo. Se lo facessimo col pennello vedrebbe troppo intenso, facendolo con questo, perché spruzziamo piccole quantità di prodotto e sulla Barbie e decidiamo adesso come vogliamo farlo, vogliamo fare sulle punte, vogliamo fare degli effetti semplici, come facciamo? Perché guarda, dobbiamo anche sbagliare, eh? Perché dopo ci dico che cioè noi vogliamo che anche voi sperimentate con noi, cioè soffici che normalmente non si ottengono con nulla. Poi qui sono dei tecnici che tengono, non posso dire. Vediamo colori molto flash, molto forti. Cose leggere e tenui le possiamo tenere con questo. Vado?
vedete qui un colore. Una cosa vantaggiosa, Graziano, è che si consuma un poco prodotto. Già, svantaggiosa per me, vantaggiosa per voi, quindi c'è solo un doppio vantaggio, vedi? Dove va? Tu stai qui, devi vedere se fa il lavoro bene. Andiamo ancora. Ma tu controlla la piatta, quella staccata fa. Qui vogliamo fare un effetto soft, molto soft. Quindi vedrete il suo biondo con delle leggere sfumature rosa che si intonano col suo viso, con i suoi occhi, con tutto quello che è. Bravissimo. Vai. Quindi, come ripeto prima, abbiamo un ragazzo con le mesh, anche questa signora qua. Però possiamo colorare quelle mesh, come vedremo dopo da due tagli che avremo, giocando su un ginger, sfumandola dalla radice più intenso, sfumando sulle punte più chiare. Poi dopo la vostra fantasia, poi è anche senz'altro superiore alla mia, potete realizzare quello che volete. Pensate invece se lo fate con un semi permanente, un effetto così, non lo togliete più. Con questo invece lo potete togliere. Color Shine rimane sempre lucido comunque. Ecco, glielo fa vedere, spruzzandolo poco, vedete, ottenete un rosa, spruzzandolo di più ottenete una tonalità più intenso. Voi considerate che questa tonalità non è quella che sarà il risultato, sarà quasi dimezzato, perché il prodotto viene assorbito. Dopo lo scalderemo con la piastra, scaldarlo con la piastra, perché vogliamo fare veloci, voi potete metterlo sotto il casco, con una cuffia, 15-20 minuti. Ecco, a questo punto abbiamo, e questo è un sistema di usare Color Shine, ok? Vedete che potete lasciare le punte chiare, che è molto bello lasciare le punte chiare. A questo punto vi facciamo vedere due Color Shine fatti totalmente col pennello, perché Color Shine è stupendo, quindi chiamerei dentro le due modelle che sono Arianna Camilla Elisa, vabbè, Elisa. Le due modelle, sì, Serena e Elisa, ecco. Oh,
castano chiaro, vero? Castano, castano. Abbiamo applicato liquidamber e ginger assieme. Questo è il risultato su un capello tinto. Ecco. Quindi, perché Color Shine ti dà questa lucentezza, ti dà questi effetti? Perché applicandolo su un capello tinto, a una ragazza che tende a svedire il colore che aveva precedentemente, invece di andare a riflessare con un semiponente ad ossidazione, anche a bassi volumi, Sebastian invece ha scelto di andare a riflessare con Color Shine. Color Shine è un colorante alimentare, per chi non lo conosce, so che molti lo conoscono, molti altri molto no. È un colorante alimentare a pH 5, non ci va attivatore, di conseguenza non danneggia mai il capello che trova, sia che sia a me, sia che sia a capelli naturali, sia che sia capello tinto. Si somma al colore di fondo che trova e forma un terzo colore, sommando, perché è trasparente, per quello che è lucido, perché è trasparente. Questo è l'effetto di liquidamber e ginger su un fondo castano chiaro, biondo scuro. Mentre sulla Alice, sull'Elisa, è stata fatta, io ho in mente l'Alice, cioè mi piace l'Alice. Lei è Alice, mi piace l'Alice. Mica male. E invece abbiamo fatto Ginger. Un ginger che lei ha un biondo chiaro, un 9 tinto schiarito, quello è il risultato di un ginger puro su dei capelli. Ok? Questo ginger lo vediamo anche dopo, spruzzato con l'aerografo, su teste già fatte, che tipo di risultato è stato ottenuto. Grazie. Fate un altro giro per questi signori qua. Graziano, allora dai, dimmi qualcosa. Va bene.
ho venduto. Ok. Mi ripeto, adesso parliamo del kit. Nella Reorg, con bel kit, con la sua leggenda, ci sono anche tutta una serie di stencil, cioè di mascherine per fare tatuaggi sul corpo, compresi nel. Quindi un ulteriore uso, ma non col color shine, ma ci sono anche i colori dentro per fare tatuaggi. Posto? Adesso questa ragazza la mandiamo al futuro, può anche uscire con lei. Adesso qualcos'altro di carino per voi, ve lo lascio. Ciao.
precedenza abbiamo schiarito le ciocche e si va a eseguire un taglio nuovo che presentiamo noi come chipartistica Beauty Eye Style, un taglio che si chiama Tenere Dolce. Perché Tenere Dolce? Perché ci sono questi ricci che scendono sul viso, questi colori tenui che formano nella cornice delle nostre ragazze un visino dolce, ecco. Non sono tagli vari che induriscono, ma è la nostra proposta che lasceremo a voi, diciamo, l'interpretazione, l'uso che ne potete fare. E sedetevi, guarda, sedetevi qua così loro possono vedere. Ecco, qui sono alcune idee di questa linea tenere dolce, là è anche quella, sono ciocche più lunghe, ciocche più corte. Su questa ragazza qua è stato fatto un ginger, ad esempio, un ginger color ocro che parte dalla radice e diventa più scuro, diventa chiaro sulle punte, spruzzato su tutti i capelli. Qui si può usare tutti i capelli perché prende la parte più chiara, prende colore, la parte più scura lo prenderà, ma in maniera molto più leggera. Assieme possono sapere come uno vuol fare l'altra. Non è che uno faccia lo scherzo all'altro, gli tagliano ciò che male, può succedere. Quindi ripeto, abbiamo fatto le separazioni dei ricci che volevamo che scendessero, abbiamo schiarito un FX che è uno schiarente che mi permette di avere una sfumatura, mai una riga netta in radice, quindi con la piastra, un prodotto che si mette con la stagnola, si applica, si chiude, si scalda e si schiarisce immediatamente, 2 o 3 toni, immediatamente. Quindi ha una sfumatura, essendo fatto col calore, il calore sale lungo la ciocca e di conseguenza va a schiarire tutto il calore che assorbe. Quindi avremo sempre una sfumatura di schiaritura. Applichiamo il color shine sopra, abbiamo applicato con l'ariocco, spruzzato, scaldato e risultato. Thank you.
allergica al colore, non c'è problema. Lo guarda tranquillamente, anche chi è allergica al colore non ha nessun problema.
c'è Alice che è stata sciacquata e la finiremo in pedana, vedete? Il risultato è quello che volevamo ottenere, questa sfumatura rosa sotto. Ripeto, questo con un sistema tradizionale non si riesce a fare. Una sfumatura con i soft che vada, che ci ottenga questo rosa sfumato sulle punte, non si riesce a fare. Con l'areografo, con l'uso di color shine, che hanno una formulazione, una densità giusta, si riesce a fare molti di questi lavori. Poi la vostra fantasia può aggiungere tutto quello che vuole. Si può fare zebrature, vegetali col pennello, vedere quella di qua, quella di là. Zebre, come tu disegnassi un casco, una macchina, fai la zebratura di diversi colori, puoi usare tonalità diverse con due spruzzini, puoi cambiare lo spruzzino a tonalità diverse. Cioè è molto aperto come discorso a qualsiasi tipo di interpretazione. Ella baila la portuguesa.
pensi troppo. L'abbiamo vista lei cantorina, tu giusta, che continuava, carezzava, aspettava gli altri. Vabbè ragazzi, però le cose sono da capire. È finita. Brava. Ok, faccio una passerella. Togliamo un po' di capelli. Base i fondi che voi avete, una ragazza
pelle prenderà una postura diversa, una ragazza chiara come Alice prenderà un altro tipo di riflessione. Quindi potete giocare con questi 5 nuance. Ci fate un altro balletto come quello di prima, che è tanto bello, eh? Ci metti la musica delle indiane? La volete? Sì, bene. Un po' molta grinta, vogliamo dire.
colorata di diamanti che serve per impreziosire il corpo. È il viso, per essere più precisi, ok? Vedi che serve. Thank you.
sceneggiatore, tutte le modelle. Colorista di Color Shine e tutte le altre, Emanuela è quella che ha un po' coordinato tutto assieme a Isabella e Sabrina e a Samantha e Mario. Grazie a Sebastian che con i suoi prodotti ci dà la possibilità di fare tutto questo. Dove andate? Qua davanti, ferme, qua, tutte qua vicino, se qui vuole fare delle foto, siamo qui 5 minuti per fare le foto, bene, ok? Tutte e due, qua. Un applauso anche a me che ho concordato tutto questo, ragazzi, cioè, di buono. Oh, io... Grazie. Ferme. Mi tocca fare tutto, anche il fotografo. Credevo foste così tante, mi costate un occhio della testa. Voglio fare una foto al mio gruppo artistico.